Amici di Block Notes, buonasera e ben ritrovati con questa puntata che arriva a 24 ore di distanza dalla sconfitta pesante, dalla botta pesante, scusate il gioco di parola, di San Benedetto del Tronto, visto che è tornata di nuovo a farsi critica la situazione, anche se i risultati delle dirette concorrenti lasciano dei margini che fanno ben sperare, soprattutto nell'ottica delle prossime tre partite che dovranno dire la verità sul cammino degli Amaranto in questo tormentato e disgraziato campionato. Con noi questa sera in studio abbiamo Mario Agnelli, noto tifoso dell'Arezzo, nonché sindaco di Castiglion Fiorentino, in passato è stato anche stretto collaboratore della società Amaranto. Matteo Marzotti, che buonasera, come al solito è stato sempre preciso e puntuale nei suoi resoconti in trasferta per l'Arezzo. Collegati con noi Simone Trippi di Amaranto Magazine e Riccardo Bonelli di Pianeta Amaranto. Buonasera ad entrambi. Ciao, buonasera a tutti. E allora, la situazione è diventata più difficile. Chiedo subito un flash a Simone e a Riccardo. Simone. Bene, attenzione perché non sentiamo l'audio di Simone Trippi. Mi auguro che Simone possa, sicuramente dipende dal suo strumento. Allora, intanto, Matteo e Mario, cominciamo da voi. Si è aggravata la situazione? Si è aggravata perché alla fine, mettiamola pure così, l'Arezzo era andato a San Benedetto con un turnover ampio, cambiando anche, facendo turnover anche nel modulo, cercava magari risposte da chi ha giocato meno e alla fine, diciamola pure, io mi ricordo, ho una chat con alcuni amici, commentavamo la partita alla fine del primo tempo, stavamo un po' elogiando il fatto che sta squadra, nonostante i tanti cambi, teneva botta a San Benedettese, che non vinceva da 7 giornate. È chiaro che la sconfitta, per come è maturata, perché è maturato tutto sull'errore di concedere una punizione in quel modo, perché la San Benedettese, se non gli dai la punizione, non segna nemmeno con le mani, ma anche l'Arezzo ha problemi di davanti, era uno 0-0 che comunque lasciava continuità e lasciava ben sperare con qualche margine in più in vista di questo trittico che inizierà sabato prossimo. Senti, per sottile il gioco del paradosso, hai detto la Sementese non ne segnava nemmeno, se lo faceva con le mani, pur avendo tanta qualità là davanti, da Lescano a Botta. Sì, tanta qualità, però ad esempio io penso a Botta lasciato sull'esterno, largo a destra, Luciani gli ha ringhiato bene sulle caviglie, poi c'era Pinna al raddoppio. Botta ha fatto bene quando ha avuto la possibilità di prendere e andare a fare quello che voleva, tornava in difesa, andava davanti, alla fine ha creato problemi quando ha tagliato centralmente e si è procurato la punizione. Ripeto, senza la punizione era uno 0-0 questo. Certo. Pareggio, risultato più giusto, fa male perché è un bel contraccolpo a livello psicologico, più che di classifica ovviamente. Penso anch'io, ecco, il problema, il contraccolpo può essere mentale, Mario. Ma io penso che San Benedetto non era proprio il campo ideale per fare punti, nonostante le ultime giornate negative per la squadra di casa. Oggi però abbiamo un Arezzo che è ritornato da San Benedetto, che si aveva strappato un punto, probabilmente non aveva rubato niente. Questo quindi fa bene per il morale e soprattutto fa bene perché rispetto a 2 mesi fa, ecco, l'Arezzo dà segnali di vita attraverso una rotazione dei giocatori, attraverso una ricerca di un modulo più adeguato, l'Arezzo dà segnali di vita. Io da questo punto di vista non so perché lo dico, ma sono fiducioso che l'Arezzo possa arrivare ai play-out e potrebbe accadere un'altra volta un miracolo. Io me lo auguro perché poi alla fine, quando si parla di Arezzo, sono solo tifosi, quindi certo, magari posso perdere di obiettività. E allora vediamo un po' se il collegamento è lineare con Simone Trippi. Simone. Mi senti, Gigi? Adesso sì. Perfetto, bene. Purtroppo l'Arezzo è tornata al punto di partenza, una partenza che non si riesce mai a concretizzare nelle sue fasi successive. Le giornate passano, i rimpianti aumentano e la situazione comunque è sempre abbastanza stagnante. Purtroppo, lo dicevamo anche domenica scorsa, con i punti si muove poco la classifica e ogni volta che poi si incappa in un passo falso la situazione torna al punto di principio. La fortuna dell'Arezzo in questo momento è che la concorrenza non cammina e quindi restiamo comunque
appesi da questo trenino che ci deve portare poi alla fine il risultato. Certo è che a questo punto il dado è tratto e non ci sarà più possibilità di sbagliare dalla prossima partita in casa con la Fermana. Riccardo, l'unica opportunità che la San Benedettese aveva per fare gol è arrivata e questo è il grande rimpianto. Sì, no, il più grande rimpianto è che l'abbiamo servita su un piatto d'argento. Sapevamo, e anche Stellone lo aveva catechizzato i giocatori, di non dare l'opportunità di battere i calci di punizione dal limite. Ci siamo fatti male da soli e chi causa del suo mal pianga se stesso. Quindi era l'unica cosa da non fare ed è inconcepibile come un giocatore come Serrotti sia andato a cercare proprio il fallo, perché non c'era nessuna possibilità in quel momento per l'attaccante di pericolo immediato, ecco. Quindi una grande ingenuità fatta da un giocatore che tutto sommato aveva tra l'altro anche giocato una buona partita. Io e Simone mi può confermare, perché c'è anche lui in questo famoso gruppo WhatsApp che va di moda, l'avevamo detta che nel primo questo tempo gruppo, diccelo, perché sono cose segrete, comunque c'è l'amaranto di mezzo. No, sta di fatto, comunque alla fine del primo tempo io penso che nessun giocatore dell'Arezzo meritava l'insufficienza per come si stava comportando questa partita. Poi Serrotti ha commesso una leggerezza, io ripeto anche bravo Botta, perché comunque è stato furbo nell'andare a prendere il massimo da quella situazione lì, mettiamoci anche le bravure degli avversari. Sta di fatto che la San Benedettese è tutta sui piedi di Botta, perché in questo momento è una squadra lenta, è una squadra prevedibile. Lescano ieri ha sbagliato diversi appoggi facili, sì, regalandoci il fallo laterale. Tutto un altro giocatore rispetto a quello dell'andata. Esatto, quindi cioè, alla fine ieri lo 0-0 era un risultato che ci poteva stare. Quindi... Ma c'è anche un altro aspetto, secondo me, da cominciare a puntualizzare l'Arezzo. Ce lo spiega Andrea Lorentini nella sua scheda. L'Arezzo si ferma proprio quando sembrava aver iniziato un lento ma costante avvicinamento alla zona play-out. San Benedetto del Tronto si conferma tabù per gli Amaranto, puniti sì oltre i propri demeriti, ma troppo rinunciatari per provare a far male ad una squadra che prima di ieri era in serie negativa da bene 7 turni. La punizione di Botta interrompe la mini striscia positiva di 3 partite e rimette la squadra di Stellone con le spalle al muro. È mancato un po' di coraggio nell'aggredire l'avversario, perché se difensivamente la squadra ha retto, è davanti che non ha saputo pungere. Il tridente inedito schierato da Stellone, Cerci, Carletti, Di Grazia, si è visto solo a sprazzi, tanto che a mezz'ora dalla fine il tecnico ha rivoluzionato l'attacco inserendo Piu, Perez e Cutolo per cercare di aumentare il peso offensivo, ma anche invertendo i fattori il risultato non è cambiato. L'assenza di Jacoponi si è fatta sentire. Tirando le somme, l'Arezzo ha badato più a non prenderle che a darle e alla fine ha pagato a caro prezzo questo atteggiamento. È altrettanto vero che con un pizzico di fortuna avrebbe anche potuto pareggiarla, vedi la traversa di Serrotti nel finale, ma si sa, la fortuna aiuta gli audaci. Il turnover non ha premiato Stellone, giusto far rifiatare qualcuno, ma questa squadra non può fare a meno della geometria di Di Paolo Antonio. Più in generale, da qualche settimana l'Arezzo ha trovato compattezza, ma resta spuntato. Insomma, aggiusti da una parte, scopri dall'altra, per una coperta che resta sempre corta. Adesso il calendario propone nell'ordine Fermana, Fano e Molese, 3 gare in una settimana, 3 scontri diretti, l'ultimo treno per dare ancora un senso a questa stagione. Quando Mario Agnelli si è presentato nei nostri studi ci ha fatto una domanda: ma chi è l'attaccante dell'Arezzo? È così, no? La sintesi, sì, brutale è stata questa. Sì, ho fatto questa domanda perché oggi come oggi non è facile avere contezza della rosa dei giocatori dell'Arezzo. Di cambiamenti ce ne sono stati tanti. Le cose che sono apparse più ai miei occhi sono state le amnesie difensive che hanno provocato delle reti in tutte le possibili maniere. Però quello che manca, una squadra che probabilmente deve dire la sua, è l'attaccante, che sappiamo magari se non da doppia cifra, l'attaccante su cui puoi fare conto che segna, e sinceramente non è così noto. Lo dice un appassionato, un tifoso, non uno che ha sott'occhio la rosa dell'Arezzo. Poi se segnano i difensori va bene lo stesso, però in questo momento i grandi assenti sono anche gli attaccanti. Matteo, indubbiamente ha sollevato un nervo scoperto Agnelli, perché il problema dell'attaccante, che non in quanto tale proprio come
singolo giocatore, ma proprio come espressione tattica nella finalizzazione della manovra offensiva. E in pratica l'Arezzo adesso ultimamente ha fatto gol sfruttando tutta un'altra serie di situazioni. Sbraga a Verona, doppietta di Pinna a Trieste, Jacoponi ha segnato Altobelli, ci sono stati anche degli autogol. Sta di fatto che Perez, se è chiamato il soldato, un motivo c'è, nel senso che è un attaccante che sia segnato in carriera, ma è uno soprattutto che si sbatte lì davanti, torre per fare le torri e quant'altro. Ha segnato Piu, ma Piu fino a gennaio era pagato per essere un centrocampista e non un attaccante, si era inventato lì. Fondamentalmente gli unici centravanti che hanno segnato in questa squadra sono Pesenti e Zuppel, che ora sono ai box per infortunio. Lì davanti l'Arezzo in questo momento ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti, ma c'è questo problema, e non è detto che aumentando le punte aumentano le occasioni da gol. Ecco, vorrei un rapido parere anche dagli altri nostri due ospiti. Il problema dell'attaccante alla lunga è un problema che si ripercuoterà secondo voi? Ma Gigi, senti, il problema secondo me è uno: l'Arezzo aveva bisogno come il pane di un attaccante pronto. A gennaio la scelta che è caduta su Perez e Carletti alla fine non è stata una scelta fortunata. I due hanno sicuramente milioni di attenuanti perché non hanno reso come devono rendere, tra infortuni e Covid. Però diciamo che l'Arezzo alla fine paga questa scelta che non è stata fatta nella maniera giusta. Siamo a marzo e i due centravanti portati a gennaio ancora stanno allo zero sullo score dei marcatori. Quindi è una lacuna che non è stata per niente colmata dalla dirigenza. Riccardo, sei d'accordo? Ma io più che pensare che manchi un attaccante, secondo me manca l'attacco. Nella sua proprio espressione complessiva. Noi manovriamo bene fino agli ultimi 20 metri, poi ci perdiamo, insomma. Tante occasioni da rete non le creiamo, quindi ammesso anche che ci sia un attaccante da doppia cifra, bisogna anche dargli pardoni e metterlo nelle condizioni di battere a rete. In questa squadra, te l'ho detto, più che un attaccante manca proprio l'attacco. Abbiamo sistemato la difesa, abbiamo sistemato il centrocampo, ora questo è il problema secondo me più grosso. Poi ecco. Quando diciamo... purtroppo ieri ci è mancato Jacoponi, cioè praticamente era un giocatore sconosciuto che è entrato nelle ultime partite, ha fatto benissimo, ma doverci attaccare al fatto che manca Jacoponi, insomma, vuol dire che c'è qualcosa di più in questa Arezzo che non va. E questo alimenta anche un rimpianto. Lo scorso anno avevamo Caso e Gori, sarà stato anche un girone differente, ma questi erano due signori attaccanti. E noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria. Seconda parte di Block Notice, dunque il tema è caldo anche perché c'è bisogno di una fase offensiva di maggiore qualità e sicuramente l'Arezzo sconta questo difetto d'origine probabilmente, caro Matteo, perché di fatto già dall'inizio della stagione si era capito che là davanti delle lacune c'erano ed erano evidenti. Sì, la cosa che fa diciamo un po' riflettere è il fatto che almeno nella prima parte, fra Potenza e la prima parte di Campione, quello che mancava era semmai un uomo come Di Paolo Antonio, un uomo che è l'unico uomo di geometria d'ordine lì in mezzo al campo, che è uno di quei giocatori che io personalmente non toglierei mai assolutamente. Poi è chiaro che se c'è un affaticamento come, o la stanchezza che può incidere, come è accaduto a San Benedetto, è chiaro che non gioca. Al di là di questo, all'epoca, a inizio stagione, mancava l'uomo che portasse e dettasse l'ultimo passaggio. Perché alla fine Zuppel e Pesenti hanno segnato con iniziative personali tutte e due, o sfruttando il minimo episodio in mischia, quello che era. Poi dopo c'è stato il fatto che è mancato proprio comunque un attaccante per caratteristiche che potesse avere anche il senso del gol o la presenza in area di rigore. Ora, sinceramente, è una situazione che si ripercuote. Carletti ha avuto il Covid, è arrivato dopo 3 settimane di stop e poi si è fatto male alla caviglia in allenamento. Perez è arrivato, ha giocato 40 minuti e poi si è infortunato. È chiaro che è tutto un insieme di cose che poi alla fine, alla lunga,
si va a pagare. Ecco, le immagini che stiamo vedendo in sovraimpressione sono relative all'allenamento che questa mattina è stato sostenuto dalla compagine Amaranto al campo Lebole. Già ieri Stellone lo aveva detto che oggi sarebbe stata seduta di allenamento proprio per preparare meglio la partita di Fermo. Sarà una settimana particolare questa, non c'è dubbio. Io dico che è una settimana di quelle che ci auguriamo poi di vivere dopo la fine della regular season, vale a dire che è una settimana come quella in cui prepari un play-out. Io non la definisco così, per me questo è un play-out anticipato. Non voglio esagerare, io almeno la penso così. Anche se non credo che la Fermana possa essere un avversario. No, però è un avversario che secondo me, anche se è a 6 punti dai play-off, non credo che abbia tutta questa gran voglia di andare agli spareggi. Lei vuole allungare sulla zona rossa. Certo. All'andata eravamo a 3 punti, 2-3 di distacco dalla Fermana e venne fuori quello 0-0 che fu una partita noiosissima. Una delle più brutte partite, penso, disputate dall'Arezzo. E quindi, cioè, voglio dire, io alla fine la considero una partita, comunque sia, alla portata dell'Arezzo. È uno scontro diretto, al di là che la classifica dice il contrario, per me è un anticipo di play-out questo. Riccardo, hai condiviso l'ampio turnover che ha fatto ieri Stellone? Ma l'avrei condiviso se fosse stato quello che aveva anticipato in conferenza stampa, un turnover per avere una squadra fresca. Ieri a San Benedetto di tutto visto meno che una squadra fresca, è una squadra che si è adeguata ai ritmi lenti di una San Benedettese che, come avete detto voi, è stata una squadra che non ha tirato in porta e che non avrebbe mai fatto gol, ma questa è un'attenuante. È un'attenuante di poco conto, anzi è un aggravante per quanto riguarda l'Arezzo, che si è adeguata a quei ritmi e quindi non è stata una partita in cui la freschezza atletica e giocare sopra ritmo giustificasse questi 7 cambi. Ecco, è uno a questo punto l'ho preso come più uno stravolgimento, e gli stravolgimenti non portano mai a compattezza nel gioco. Simone, però delle risposte ci sono state soprattutto per 70 minuti, perlomeno abbiamo visto dei giocatori finora meno utilizzati che si sono dimostrati abili e arruolati per la causa, possono essere spendibili in queste 11 giornate che restano. Ma io infatti sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Riccardo, però comunque secondo me la scelta poi non era completamente sbagliata, anche perché la rete, disse Stellone in conferenza stampa prima della trasferta di San Benedetto, avrà 2 settimane con 3 partite ravvicinate a distanza di 1 settimana una dall'altra e lì si giocherà molto ovviamente, quindi avere quella profondità di rosa in questi incontri ravvicinati può portare dei benefici. Ieri alcuni giocatori hanno secondo me fallito un po' la prova, io parlo per esempio di Di Grazia, forse per anche volontà di strafare, per il fatto che era sempre in panchina, voler dimostrare troppo, si è un pochino incartato in personalismo troppo. Però comunque abbiamo visto che la rosa come profondità secondo me è valida. Chiaramente non è una rosa assortita bene, però comunque l'Arezzo numericamente può gestire gli incontri ravvicinati. Senti, a proposito di prestazioni individuali, torno sull'oggetto, sul momento topico della partita. Mario, ma ti ha convinto quello che come Sala ha preparato, come si era preparato per subire questa punizione? Perché si sapeva che Motta avrebbe tirato in quell'angolino lì. Ma ho visto male o anche un po' scivolato? Questo devo capirlo. Io ancora... Matteo, tu che ci hai capito? Perché, ecco. Io allora, lo ammetto, io in presa diretta, pur facendo la telecronaca, a mio avviso la cosa che gli ha dato più noia di tutti a lui è stata i 3 uomini in barriera della Samb che si erano posizionati dietro ai 4 dell'Arezzo. Però erano lì Però sinceramente se ne a coprire il suo angolo. Ma infatti secondo me è chiaro che se io metto 3 giocatori, io mi metto dal punto di vista di chi calcia, se metto 3 giocatori oltre la barriera dell'Arezzo è chiaro che io te la piazzo sul primo palo, secondo me. Magari un passettino in più sul primo palo, poi con i 6 ma si va lontani, certo. Si va poco lontani. Poi dopo però, rivedendolo ieri sera nella replica, in effetti, come diceva anche Mario, sembra sia scivolato, non si sia data la spinta, non lo so. Insomma. E mi pare che già anche in altre occasioni Sala abbia accusato delle problematiche di questo tipo. Fa parte di quelle amnesie difensive che hanno avuto i portieri, i difensori, i centrali,
I gol li abbiamo presi in tutte le maniere possibili, quindi in porta ci sta che ovviamente qualche volta il gol si è preso da soli. La punizione non era ovviamente una punizione facile, però probabilmente si poteva fare anche meglio. Però qui mi sembra che l'Arezzo un po' qui è come il Covid, l'ambiente è proprio depresso. Ora, se avesse pareggiato Serrotti probabilmente raccontavamo un'altra tutti partita, un'altra partita e eravamo tutti soddisfatti. Io però ecco, voglio dire a me stesso, ma anche a chi ci ascolta, che forse se era una di quelle annate come sta, voglio dire, si sta materializzando, dove prevaleva solo la rassegnazione da parte della società, dei dirigenti e anche dei tifosi, probabilmente non stiamo qui, non stavamo qui a parlare delle prossime tre partite con questa speranza. Cioè io non vedo un ambiente morto, se lo considero rispetto a quello che abbiamo patito all'andata. All'andata ovviamente era una gara a prenderne pochi. In questo momento, anche se ci dobbiamo fare conti con la pochezza a volte del nostro gioco offensivo e anche delle amnesie difensive, io vedo una società, una squadra che ce la sta mettendo tutta. Ultimi, a tre punti dalla penultima, però non ancora, direi, fuori combattimento. Io da questo punto di vista voglio nutrire questa speranza e vorrei dare un po' anche un inno di ottimismo, no? Come sul Covid, quando tutti i giorni si sente dire che c'è più contagi, no? E qui è l'Arezzo, tutte le partite si è giocato ma si è perso. Il problema è che anche qui dobbiamo fare i conti con certe varianti che preoccupano e non di poco. Allora risentiamo le parole di Stellone che ha rilasciato a Matteo Marzotti ieri a San Benedetto. Mister, abbiamo un po' detto tutti, è unanime, così fa male, soprattutto perché era un Arezzo non rimaneggiato, però con un ampio turnover che ha tenuto testa alla San Benedettese dei titolari e che anzi avrebbe meritato molto più anche del pareggio forse. Ma sì, è incredibile, insomma, abbiamo perso una partita incredibile, la sensazione era che potevamo addirittura vincerla, abbiamo sbagliato nell'occasione del gol loro, sì, Botta ha fatto un gran gol, ma eravamo in due su quella palla e non bisognava fare un fallo quando il giocatore è girato di spalle, quindi c'è stato questo errore che ci può stare, ma ha permesso loro di andare in vantaggio. E abbiamo tentato in diverse occasioni, c'è stata l'espulsione secondo me inventata di Ventola, ma lì venivamo da un errore precedente e potevamo addirittura pareggiarla in 10 con la clamorosa traversa di Serrotti. C'è rammarico perché la prestazione c'è stata da parte di tutti, anche di chi ha giocato fino ad oggi meno. Quindi sotto quell'aspetto sono contento, c'è rammarico che usciamo da una buona prestazione dove abbiamo raccolto 0 e quindi non ci possiamo permettere noi in questo momento di essere soddisfatti della prestazione, dobbiamo andare oltre, dobbiamo cercare di capitalizzare meglio quelle occasioni che ci sono capitate e sfruttare meglio alcune situazioni di ripartenze. L'impegno c'è stato, la voglia c'è stata, paghiamo ecco, quell'errore lì dove l'altro errore dove siamo rimasti in 10 che ha compromesso un po' la partita, però nulla da rimproverare ragazzi. È più rammaricato per il fatto di aver concesso la punizione a uno specialista come Botta o le occasioni non capitalizzate? No, ma sono rammaricato che usciamo da una buona prestazione e abbiamo raccolto 0 punti. Riccardo, è comprensibile l'amarezza di Stellone però. Sì, è comprensibile perché era una partita ormai da 0 a 0, un punto noi ci avrebbe fatto comodo, però ecco, non lo so, anche quando parla dell'espulsione inventata di Ventola, io ho visto il fallo, ho visto Ventola che era convinto di essere espulso, quindi su quello non mi attaccherei su queste situazioni. Poi che è vero, non dovevamo concedere quel calcio di punizione, quando si parla del portiere poteva pararla, no, l'errore a monte, non dovevamo fare, ho rivisto ora l'azione, non dovevamo fare fallo in quella posizione, oltretutto il giocatore non stava puntando la rete ma stava andando verso l'esterno, quindi ancora di più inconcepibile una situazione del genere. Solo che vedi, siamo in mano, siamo appesi in un filo. Te pensa che ieri sera per 2 minuti eravamo in Serie D, dopo 7 minuti siamo ritornati a sperare.
questa è la nostra stagione, siamo sulle montagne russe e non solo i nostri risultati determinano la classifica, fortunatamente anche la dabbenaggine di qualche squadra. Bene, noi ci fermiamo perché è arrivato il momento di nuovi consigli pubblicitari. Restate con noi, a tra poco. Terza parte di Block Notes, torniamo sempre al dopo Samba e Arezzo, però prima vorrei puntualizzare un aspetto legato ad un evento importante che oggi sta monopolizzando le attenzioni del calcio dilettantistico, ovvero la ripresa del campionato di eccellenza. Su questa questione Luca Tosi aveva fatto un servizio che vi riproponiamo, poi vorrei chiedere un parere sia a Matteo Marzotti ma anche a Mario Agnelli, che il calcio dilettantistico lo conosce molto bene per essere stato un dirigente per tanti anni. La ripresa dell'eccellenza si avvicina sempre più. Dopo la decisione del Consiglio federale di dare il via libera alla ripartenza della categoria regina, ecco che i comitati si stanno organizzando in vista della riunione del Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti del 10 marzo prossimo. In Toscana il presidente Mangini ha indetto una riunione con le 36 società di eccellenza per lunedì prossimo 8 marzo alle 18.30 per una verifica e discussione in merito alle deliberazioni che sono state adottate in merito alla ripresa dell'eccellenza da parte del Consiglio federale nella riunione che si è tenuta a Roma. Un altro passo quindi che avvicina davvero la ripartenza della eccellenza. In quella data probabilmente sarà ipotizzata la data della ripresa e il comitato spiegherà il format che avrà intenzione di attuare per la stagione in corso. Tutto fa pensare comunque che si giocheranno le rimanenti 9 gare del girone di andata dopo Pasqua, per poi disputare i play-off allargati, forse fino alla sesta posizione, con 3 turni di post-season dopo la stagione regolare. La ripartenza è stata annunciata direttamente dal presidente Gabriele Gravina all'uscita della sede della federazione. Sembra che non ci saranno retrocessioni in promozione, contrariamente a quanto ipotizzato finora. A breve dovrebbero emergere maggiori dettagli, ma un altro passo decisivo è stato fatto per far ripartire la eccellenza. Ma subito ci sono dei problemi. Ieri abbiamo intervistato il direttore sportivo della Baldaccio Bruni, Alessandro Bruni, che di fatto ha fatto capire che la Baldaccio non prenderà parte a questo mini torneo per delle problematiche che sono reali. Innanzitutto l'emergenza sanitaria, la zona rossa confinante, la zona arancione che vincola molto i movimenti e anche altre dinamiche, anche quelle di carattere logistico, ma soprattutto la sicurezza sanitaria è al primo posto. Ed è, a Roma possono decidere tutto quello che vogliono, ma non possono decidere sulla pelle delle persone. Sì, perché c'è un paese e un paese reale, e il paese reale è quello che deve fronteggiare il Covid. Io penso che nei dilettanti si gioca per rimborsi di spese, in alcuni casi ci sono belle cifre, in altri meno, pensando all'eccellenza, un ragazzo che fa l'operaio, studia all'università, deve fare 4-5 allenamenti, e rischiare di prendere il Covid, e rischiare il posto di lavoro, rischiare magari anche di ritardare qualcosa a livello universitario, non la vedo una scelta fattibile. Ci sono problemi logistici, ci sono problemi di costi, al di là che poi si possono creare protocolli per spendere meno sui tamponi. Nelle ultime ore è spuntata fuori anche l'idea di dire alle società: chi non vuole giocare alzi la mano, si tiri fuori. Ero contrario personalmente, l'abbiamo detto insieme quando se ne parlava della Lega Pro, e ero a favore della scelta che fece la Cava, perché secondo me non aveva molto senso, era giusto mandare le prime di sopra. La cosa che mi fa sorridere e mi fa pensare è che si vuol far ripartire l'eccellenza, perché altrimenti la Serie D è falsata e non ci sono le retrocessioni. E l'eccellenza senza retrocessioni non è falsata, allora. E come no? E qui in questo caso lo chiedo anche al sindaco. Io credo che molti tuoi colleghi, non hai questa fortuna di gestire una società in eccellenza, ma indubbiamente ci sarebbe lo stesso problema in promozione. E tra l'altro la Castiglionese è stata molto spartana già da 6 mesi nel dire no alla eventuale ripresa del campionato. E però immagino anche che un primo cittadino concedere un impianto ad una società per fare attività ci debba pensare non una ma due volte, considerando che siamo al limite della zona rossa e molti giocatori arrivano dall'Umbria. Lo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino è la sede prescelta dalla Primavera dell'Arezzo per le prossime partite interne di campionato, adottando i protocolli
dei professionisti, le partite della primavera si svolgono a Castiglione-Fiorentino. Abbiamo anche visto e capito che non è esattamente uno scherzo organizzare partite a questo livello. Per cui mi schiero assolutamente con coloro che dicono, come l'amico Bruni da Anghiari, piuttosto che altre realtà, che è veramente improponibile a queste condizioni, sia per chi ha voglia di proseguire il campionato, ma anche per chi non se la sente, di portare avanti un calcio dilettantistico che in ogni caso non vedrebbe la presenza del pubblico. Se si parla di società dilettantistiche, ritengo casomai invece utile valutare un'attività non agonistica, ma una ripresa delle attività del settore giovanile. Perché credo che da un punto di vista proprio anche sociale, educativo, fisico, bloccare le attività del settore giovanile in questo momento sia un errore. Proprio perché non si deve preparare i giovani, addestrarli alle partite di un campionato che ormai, dei campionati giovanili che ormai non sono, sono saltati tutti, però rimettere in moto lentamente la macchina anche del settore giovanile è qualcosa che darà il suo beneficio sia alle famiglie sia alle società. Allora, è stato citato proprio Alessandro Bruni, risentiamo cosa ci ha dichiarato ai nostri microfoni il direttore sportivo della Baldaccio Bruni. Bruni, dunque, da Roma hanno dato l'ordine di ripartire, ma come ripartirete, se ripartirete? Domani avete un'assemblea telematica con Firenze. Ma io credo che a Roma hanno deciso una cosa che per poterla rispettare penso che sia difficile adesso. Io almeno parlo per la mia società, perché comunque la nostra zona è al confine con l'Umbria e ci sono una miriade di contagiati, c'è paura. Infatti l'Umbria, guarda caso, ha già detto che non ripartirà con l'eccellenza, quindi abbiamo difficoltà, credo, in questo momento, sia per riorganizzarsi, perché comunque il personale che va dietro anche alla squadra, quindi essendo dilettanti ci sono anche delle persone che fanno il sociale da noi, hanno paura perché comunque non ci sono le condizioni sanitarie per ripartire. Lei voterà no domani? Ma senti, io no, da noi è il segretario che fa sempre questo confronto con la federazione. Noi ci eravamo già espressi di non poter ripartire in queste condizioni. Non è che siamo contro il calcio, noi siamo a favore del calcio, però chiediamo di ripartire quando i presupposti sanitari in particolare, e poi viene anche quello economico dopo, ci danno la possibilità di fare calcio, di divertirsi, di stare insieme e potersi abbracciare, gioire, perché questo è il calcio, non è quello che si vede in televisione dove giocano senza pubblico, perché i dilettanti senza pubblico secondo me non ha nessun senso giocare. Anche all'amatoriali c'è il pubblico e quindi la nostra idea è di poter ripartire quando ci saranno i presupposti per ripartire. Naturalmente l'assemblea è ancora in corso, domani vi riferiremo sugli esiti di quanto sarà stato raggiunto in questo faccia a faccia tra il presidente Mangini e le società toscane. Invece vorrei tornare su un altro aspetto di San Benedetto del Tronto e lo chiedo a Simone e a Riccardo. Avete sentito le parole di Cerci? Vi hanno convinto? Parto io, Gigi. Sì. Allora, niente, cioè io Cerci ieri oltretutto nel primo tempo mi era sembrato anche in un leggerissimo miglioramento rispetto al trend che ha ormai da 4 mesi a questa parte ad Arezzo. Certo, se il concetto in qualche modo potrebbe essere anche condivisibile, io credo che in questo momento un Cerci che ha giocato un mondiale, che ha giocato comunque a livelli altissimi per anni, non possa chiedere all'Arezzo di essere messo nelle condizioni di fare bene. Dovrebbe essere Cerci a prendersi sulle spalle la squadra e portarla fuori dalle secche in cui è
capitata ormai all'inizio del campionato. Cioè, normalmente le squadre si basano sui giocatori più rappresentativi, più forti, più carismatici, più tutto. Cerci era stato preso per fare la differenza e in questo momento non l'ha fatta, e soprattutto cercare degli alibi su un impiego un pochino a singhiozzo oppure su un fatto che l'Arezzo non lo ha messo nelle condizioni mi sembra un po' un arrampicato sugli specchi. Riccardo, Cerci ha detto: mi voglio sentire, voglio farmi capire che tutti mi dicano che sia importante, finora non è successo. Io non so se ce la volesse soprattutto con Camplone, che praticamente non l'ha mai utilizzato se non in qualche sporadica occasione. Ma io penso che sia Camplone che Stellone non si vogliano, non si siano mai voluti dare la zappa sui piedi. Lo vedono in allenamento e sanno quanto può dare Cerci. Cerci oltretutto non è un giocatore che è stato preso come è stato preso Jacoponi, è stato preso per un progetto importante come buona immagine, come giocatore e come ingaggio, dovrebbe essere quel giocatore che dovrebbe fare il salto di qualità alla squadra. Non lo sta facendo, non lo ha dimostrato nemmeno a livello caratteriale, non è un leader e non credo che le sue dichiarazioni abbiano avuto un peso positivo sullo spogliatoio, ecco, perché credo che sia stato impiegato per il suo valore atletico e il nome non porta gol, non porta prestazioni, e in quelle poche prestazioni che ha fatto non ha dimostrato nulla di quello che doveva dimostrare, per cui ecco, le parole sono velate polemiche che non mi piacciono, ecco, e le ho trovate fuori luogo. Ecco, io sono d'accordo con quello che dice Riccardo, anche perché è vero, Cerci ieri ha giocato una buona partita, Matteo, però mi è sembrata quella formazione tipica del Marchese del Grillo: io sono io, voi non siete niente. E io penso debba chiedere scusa anche ai suoi compagni, francamente, perché è stata una frase troppo in libertà. Può essere, io nel senso, delle parole dette da Cerci a fine partita, la cosa che condivido è il fatto che lui stesso sa, come ha detto, mi rendo conto che devo dare di più, perché sono stato preso per fare la differenza e fin qui non l'ho fatta. Condivido il fatto che c'è bisogno di avere continuità, perché senza continuità uno non può entrare in forma. Sul fatto del doversi sentire importante al centro del progetto, quello non è la società che ti ci deve porre, certo. Sei tu che ti devi porre in maniera tale, l'allenatore a far sì che... in maniera tale di dire questo è un giocatore che può fare la differenza. Il signor Jacoponi, che è venuto qui da perfetto sconosciuto, è quello che si è imposto lì. Ieri, come dicevi tu, fondamentalmente è un giocatore che ha giocato a Atletico Madrid, Milan, Roma e Nazionale, ci si aspetta sempre di più. La forma si acquisisce allenandosi sul campo, la mentalità di giocare nella polvere della Serie C è una cosa diversa. E questa è la cosa importante. E noi ci fermiamo, restate con noi a tra poco per l'ultima parte di Block Notice. Ultima parte di Block Notice, allora riponiamo la nostra attenzione intanto sulla giornata di ieri. Si giocava la 29esima domenica di questo campionato, che tra l'altro in vetta ha registrato l'allungo del Padova, potrebbe essere la volta decisiva, Matteo. Sì, secondo me poi il Padova è la formazione più completa. Era importante per il Padova fare punti, era importante infatti poter allungare, perché ricordiamoci che il Padova ha allungato quando il Perugia ha pareggiato con la San Benedettese, Firenze ha permesso di allungare sul Perugia che comunque ha due giornate da recuperare, però io lo vedo Padova messo decisamente meglio del Perugia, anche se poi c'è il Südtirol, non dimentichiamocelo, però secondo me Padova e Perugia erano le squadre che hanno anche i giocatori in panchina che ti possono cambiare la partita da un momento all'altro. E ricordiamo che tutte le squadre con l'asterisco sono squadre che devono recuperare delle partite, quindi il Padova ha la possibilità ancora di poter incrementare il suo vantaggio. Rivediamo qualche gol di ieri che abbiamo montato stamani.
Il successo del Padova sul Perugia assume un'importanza strategica con i 3 punti ottenuti nello scontro diretto. La formazione biancoscudata porta 6 punti di vantaggio in classifica. Per il Perugia sarà necessario vincere il recupero di mercoledì con il Cesena per non perdere la scia della squadra di Mandorlini. La rete decisiva arriva a poco più di un quarto d'ora dalla fine con lo scattante Firenze, bravo a sfruttare una palla servitagli da Della Latta. Il derby tutto in salsa modenese tra Carpi e Modena registra la vittoria dei ragazzi di Pochesci con un largo punteggio. Ghion su calcio di rigore porta in vantaggio i biancorossi che nella ripresa replicano con Venturini e triplicano ancora con un calcio di rigore trasformato sempre dallo scattante Ghion. Vittoria di doppio valore per la Vis Pesaro a Cesena. La squadra di Di Donato esce dalla classifica calda. Nella ripresa prima va in rete De Paola, un centrocampista che vede spesso la porta. Raddoppio nel finale di Nava. Cade il Ravenna a Gubbio, la squadra romagnola alle prese con il Covid e pensare che giallorossi erano andati in vantaggio con un calcio di rigore di Sereni. Poi sale in cattedra Sainz Maza che segna una doppietta in pochi minuti per il Gubbio e la festa dei rossoblù è completata dalla rete di Pellegrini. Chiude la girandola di gol la magia di Botta in San Benedettese Arezzo. Resta un dubbio, ma Sala poteva fare di più sulla botta, scusate il gioco di parole, dell'argentino. E tra l'altro abbiamo visto anche altre incertezze dei portieri in questo turno di campionato. Vi ha sorpreso il risultato Carpi-Modena? Sì, abbastanza. Cioè, il Carpi secondo me da quando è tornato Pochesci è un'altra squadra, torno a ripetere, ne ero convinto nel giro d'andata che era una squadra che aveva 11-14 giocatori, non di più, non poteva competere per le prime posizioni. Covid a parte, ora magari non avrà 11 giocatori titolari e basta, senza grosse alternative, però è una squadra che segue l'allenatore, Pochesci è il capuano di Roma secondo me. E tra l'altro Ghion e Giovannini sono 2 giovani bravi, molto bravi, e il Carpi, grazie anche ai suoi ragazzi, è riuscito a tirarsi fuori dalle secche in cui era precipitato. Mercoledì, e lo dico anche a Simone e a Riccardo, ci sarà un Nimolese Fano che ci interessa da vicino. Riccardo. Eh sì, ci interessa da vicino. Fare una partita che si può... Uno per volta. Riccardo. Sì, è una partita importante per noi, però ecco, non sono queste 2 squadre a cui bisogna puntare il mirino. Io, come per esempio la Vis Pesaro, spero che la Vis Pesaro arrivi ad Arezzo da squadra salva e che non abbia problemi. Per cui ci sono delle squadre che possono darci una mano e ben vengano, quindi un Imolese Fano sì, ci riguarda, ma non proprio da vicino, e l'obiettivo sono Ravenna e Legnago, ecco. Tra l'altro Simone, parliamo troppo in là. Sì. Simone, tra l'altro la situazione del Ravenna è da seguire con particolare attenzione perché a quanto pare ci sono 3 giocatori colpiti dal Covid e potrebbe ripercuotersi e ripetersi la stessa situazione che ha avuto 3 mesi fa l'Arezzo. Sì, no, il Ravenna certamente è entrato in un momento abbastanza particolare perché oltre alla mancanza di risultati si è appunto scatenato questo problema che può condizionare notevolmente la stagione finale, la parte finale della stagione dei romagnoli. Anche perché poi l'Arezzo ebbe praticamente tutto lo spogliatoio contagiato e poté anche usufruire degli spostamenti delle partite. Si tratta di 3 o 4 giocatori e basta, chiaramente il protocollo non parla della possibilità di rinvii e quindi dovrà giocarsi le partite con un organico abbastanza ridotto. E quindi la situazione già che non è rosea in casa ravennate credo che vada monitorata attentamente. Ecco, c'è un dato... Comunque io volevo fare anche una precisazione. Ah, prego. Attenzione alla ferma per sabato, che la fermata delle ultime 15 partite ha fatto... meno punti solamente di Padova, Perugia, su Tirol e Modena. Dall'arrivo di Cornacchini praticamente viaggia alla media delle prime della classe, quindi non consideriamola assolutamente una partita facile. No, diciamo anche un altro aspetto, Cornacchini esordì proprio nella partita contro l'Arezzo e da quel momento la formazione marchigiana ha cambiato passo. Certo, ma poi una formazione che nelle ultime 15 giornate oltre punti è la seconda migliore difesa del torneo.
quindi diciamo sarà veramente un orso duro e andiamoci proprio con la convinzione di dover fare una partita importante. Allora, forse Simone a dote da paragnosta mi ha letto nel pensiero, andiamo a vedere il servizio che ci parla appunto della fermata. Una cosa è certa, non sarà una partita semplice quella di sabato contro la Fermana per l'Arezzo, che con l'arrivo di Cornacchini in panchina ha cambiato pelle indossando l'abito giusto per chi ha in mente l'obiettivo della salvezza. L'ex allenatore di Sansepolcro, Città di Castello e Perugia prese possesso della panchina marchigiana proprio nella partita di andata. Ecco, il punto condiviso con l'Arezzo fu il primo tassello di una classifica che oggi vede la formazione della Fermana navigare in un'area tutto sommato tranquilla. Lo score della Fermana parla di 8 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. La Fermana è un collettivo senza stelle. In rosa c'è l'ex Sperotto, famoso per la registrazione di Lucignano Capuano. Neglia e Mordini sono i giocatori scacchiera, ma nel complesso è la squadra in quanto tale che gioca con la mentalità giusta per la terza serie. La Fermana ha segnato 23 gol, ma ne ha subiti solo 26, a conferma che è una squadra che va dal sodo. Insomma, Matteo, una squadra molto pratica, che con Cornacchini ha ancora più accentuato la sua versione. Sì, sì, assolutamente. Poi Neglia sembra un evergreen. Hanno preso un altro ex Amaranto pochi giorni fa, che è Luca Mosti, fino a dicembre sì. Era stato con l'Arezzo, 4-4-2 dovrebbe essere, o comunque sia una squadra lineare, ci sarà molto da faticare, insomma, non è assolutamente una partita scontata, maggior ragione per quello che dicevo, dobbiamo entrare in ottica di idee che è una squadra che potrà giocare anche di rimessa, proprio come se fosse un play-out. Mario, queste partite sono tutte da interpretare e devi anche cercare l'episodio. Sì, episodio che noi abbiamo sempre offerto agli altri, perché questa è la costante dell'Arezzo. Io ho visto delle partite in cui però l'Arezzo ha dato dei segnali, ecco, questi segnali di reattività sarebbe opportuno non vengano fuori dopo che magari hai preso già un gol, che sei andato in svantaggio, che devi recuperare, anche perché ci sono delle partite che ora sono veramente tutte finali. In questo momento non è consentito errori da nessuno e questo è quello che ci attende. Riccardo, considerata la penuria di attaccanti che abbiamo, lo scacchiere di centrocampo sarà determinante, quindi il ritorno in pianta stabile sia di Erini che di Paolo Antonio saranno le cartine tornasole dell'Arezzo sabato prossimo. Sì, sicuramente, il centrocampo è il punto nevralgico, però deve essere un centrocampo sabato più a costruire che non a difendere. Per cui, ecco, ultimamente non ho visto tanto bene Altobelli, per cui fermo restando Arini di Paolo Antonio, io cercherei un centrocampista un pochino più offensivo da mettere insieme a questi due, anche perché questa è una partita che si chiami Fermana, si può chiamare quello che ti pare, è una partita che noi dobbiamo vincere, quindi io non guardo nemmeno l'avversario di turno, perché bisogna guardare noi stessi, cioè se non vinciamo sabato tutti i discorsi che stiamo facendo ora non hanno un senso. Simone, la carta in più di Stellone chi sarà secondo te? Io spero veramente che possa essere Cutolo. Guarda, io ti voglio dire che ho visto non bene Cutolo ieri, forse anche perché voleva strafare, si sentiva un po' troppo tipo salvatore della patria e si è incartato in una partita fatta di personalismi eccessivi. Però io domani, sabato, avrei molto piacere che l'Arezzo vincesse con un gol del capitano. Questo è un desiderio che tutti possono avere, anche perché sappiamo quanto sia importante Cutolo nell'economia offensiva di questa squadra, Matteo. E poi soprattutto perché significherebbe che un attaccante è tornato al gol. E anche questa non è cosa da poco di questi tempi. Mario, non sarai, starai, sì. Vedrai la partita in televisione, naturalmente. Sì, naturalmente, però mi associo anch'io a quello che diceva Simone, un bel calcio di punizione sul finale di Cutolo sopra la barriera, come si è preso a San Benedetto, potrebbe essere la giusta
la giusta conclusione per sabato sera. E allora, con questo auspicio di Mario Agnelli che facciamo nostro, io ringrazio appunto Mario Agnelli e Matteo Marzotti per essere stati grazie con noi. Grazie a voi, saluto Simone Riccardo. Riccardo Bonelli e Simone Trippi che sono stati gentilmente con noi per quanto riguarda i collegamenti esterni. Con Block Notes ci vediamo tra una settimana nella speranza di poter commentare questa volta una partita diversa in maniera radicale rispetto al risultato di San Benedetto del Tronto. Buonasera.